domenica mattina, oggi 14 ottobre, sono le 7 della mattina e questo è il lungomare di Trieste, sono le rive. E stiamo per assistere a una regata di barca a vela, una delle più importanti regate in Europa, che è la Barcolana. Abbiamo scelto di raccontarla da un punto di vista un po' differente, appoggiandoci a un'associazione culturale sportiva che abbiamo seguito, che abbiamo accompagnato e che parteciperà oggi all'evento. I ragazzi di questa polisportiva, di questa associazione, hanno già partecipato a una mini regata che serviva da test in preparazione a quella che è oggi la Barcolana vera e propria. Io personalmente sono andato lì con loro, sono partiti giusto da qui vicino e li ho accompagnati, ripresi in questo loro evento. Fuori centro, una polisportiva come le altre o c'è qualcosa di più? Fuori centro è assimilabile in un panorama delle polisportive a tantissime altre, nel senso che noi facciamo dello sport e che siamo dell'avviso, crediamo profondamente che lo sport faccia bene di per sé. Poi ci differenziamo nel senso che comunque facciamo che sì che lo sport possa essere strumento di inserimento e di integrazione sociale, con un occhio di riguardo appunto per le categorie deboli che poi per noi si riassumono nelle voci riguardanti la salute mentale, i problemi delle dipendenze, i minori che presentano dei problemi. Tra l'altro questo è un mondo che si sta aprendo in una maniera devastante, per non parlare delle categorie degli extracomunitari. Insomma, sottolineo ed è fondamentale la polisportiva fuori centro, un occhio di riguardo per le categorie deboli, ma è assolutamente aperta a tutta la cittadinanza, in quanto noi cerchiamo sempre più di portare avanti un discorso di salute sociale piuttosto che di salute mentale, nel senso che ci accorgiamo sempre più che in un contesto sociale purtroppo spesso disgregato come il nostro, avere la possibilità di un centro di aggregazione e di condivisione sociale come può essere la polisportiva fuori centro possa rappresentare una ricchezza per tanti. Insomma. Sicuramente in confronto ad altri sport, per noi la vela è uno sport piuttosto difficile da mettere in atto perché c'è una difficoltà economica, ma di fatto negli ultimi anni la fuorivento si è svolta sempre e siamo riusciti anche, direi negli ultimi 6 anni, a partecipare sempre alla Barcolana. Nel concreto c'è tutta questa fase preparatoria, di solito nell'ambito delle manifestazioni della Barcolana viene inserita nel calendario anche la nostra fuorivento, che di solito si svolge su 2 giorni, e in genere le persone, l'equipaggio che vince, piuttosto che le persone che si sono più distinte nell'ambito del fuorivento, poi vanno a contribuire a formare l'equipaggio per la Barcolana. No, è più interessante quella che vedrai. Io finisco alle 4:30 circa, sono le 5, dopo dovrei andare in via del Ronco, c'è cioè, dopo una settimana. Vediamo, dai, facciamo così, io quando torno a tempo ho anche paura di andare. Il mare sta increspando, speriamo di tornare a casa con un buon risultato quantomeno. Se non la vittoria, un bel podio, saremmo già soddisfatti. Andiamo via, accendiamo un attimo a prendere un po'. Forza ragazzi! Ce la faremo! Adesso faremo partenza qua in buo così. Come si chiama queste vele qui? Square top. Abbiamo una vela square top che garantirà il massimo delle prestazioni in qualsiasi tipo di andatura, in quanto meno di bolina avremo sentato un vantaggio notevole sugli avversari. Tenta di bolinare un poco. Cazza bene il fiocco, bene. Cazza al massimo il fiocco, dai. Ok. Cazzo, lasca, cambiato il vento, lasca, ti abbiamo virato perché... Stambiamo la boa? Sì. Lasca la blu e ti cazza la gialla. Ora? Va bene così il fiocco, perfetto così, perfetto così. Tieno, sì. Il vento da dove? È cambiato il vento. 15! Che miseria. No, viriamo ragazzi, viriamo. Oh no? Ora tira la. Viriamo. Ciao.
Matteo. Ora? 30! Andiamo, via così, dai. Perfetto, dai che recuperiamo. Ci siamo. Allora, lasca un po' il fiocco, perché siamo fin troppo. Dai, puoi lasciare un po' il fiocco. Basta. No, l'ha subito, ecco. Il rischio costante di perdersi la vela. Occhio, Fabio, la vela. Grazie, eccola. Stambata. Non ringraziateci, non c'è stata storia. Scendi tu. Scendi. Giallo. Ciao, ammiraglio. L'idea è quella di fare con piuttosto che di fare per. Qualche volta riesce meglio, qualche volta meno, però l'idea che fa da sfondo è proprio questa, cioè di condividere insieme le esperienze, ma soprattutto di crearle insieme. Questo fa sì che al di là dell'aspetto tecnico c'è tutta una questione emozionale, preparatoria, addirittura direi quasi di coinvolgimento emotivo, senza di cui di fatto non solo il progetto non avviene, ma di fatto per noi non ha molto senso, no? Devo dire che in barca, se non c'è una grossa condivisione, una comunione di intenti, la barca non va. Questo è anche di grande insegnamento, ci indica un po' la strada, nel senso che sia sotto un aspetto prettamente tecnico agonistico, ma anche per dire quando siamo senza vento, in barca ci deve essere un certo clima di condivisione e di saper stare assieme. In questo senso la barca e la vela per noi è assolutamente formativa. Questa è l'imbarcazione della provincia su cui i ragazzi faranno la regata. Adesso noi saliremo per vedere come vanno le cose. Fabio, eccoci qua. Allora aspetta, dai, sensazioni a caldo prima della partenza. Sensazioni a freddo? Quanto dopo una giornata veramente viva ieri con 30 nodi di bora in golfo, oggi ci apprestiamo a fare una navigata molto tattica con cambi di vento repentini e speriamo che il vento sia ancora. Quindi diciamo che l'esperienza volgerà, ci avrà un ruolo fondamentale. Direi che oggi la tattica è fondamentale. Ma quanti siete in equipaggio? Ma saremo 11, mi pare. Loro sono i ragazzi che sono stati selezionati dalla regata, diciamo, test. Selezionati di martedì, mercoledì. La selezione è stata dura, ma i peggiori hanno vinto. Wind angle. Poi true wind speed. L'associazione tecnicamente come nasce? Sull'onda di quello che è poi stata la grande rivoluzione basagnana negli anni 70, nasce tutta un'esperienza territoriale che passando attraverso i centri di salute mentale crea un vissuto e tutta una serie di esperienze che fra le altre hanno dei riscontri anche nello sport. E nel 98, su iniziativa di alcuni operatori del Dipartimento di Salute Mentale,
ma anche di altri soggetti che si occupano, che lavorano nell'ambito del sociale a Trieste, su iniziativa di questi, ma anche di cittadini che non necessariamente entrano a far parte di questo circuito, nasce la Polisportiva Fuori Centro. A questo punto noi parliamo del 1998. Stanno partendo. Sì, tutti pronti, tutti in barra. Sai che tra un po'. Ciao Paolo, buona riprese. Chiudare. Grazie. Grazie. Ciao ragazzi. Arrivederci. La mia ultima Boca immagine, lupo. Se potete portare. Addio, eh. Oh, ciao. La progettualità futura per noi è di riuscire a avere un'attività continuata nel tempo, perché un progetto come la Barcoliana è bellissimo, però rappresenta una situazione molto contenuta nel tempo, e invece noi per definizione come associazione cerchiamo di far sì che le nostre attività, proprio per contribuire a quei progetti di salute di cui prima, abbiano uno svolgimento costante nel tempo, e questo fa sì che la valenza terapeutica sia molto più forte. Il top per noi sarebbe riuscire ad avere una nostra barca su cui lavori anche una squadra di ragazzi seguiti dai nostri servizi che seguano questo progetto e quindi facciano la manutenzione della barca, diano tutto, insomma, tutte le attenzioni di cui una barca ha bisogno. Però quello che è fondamentale per noi è creare delle situazioni in cui le persone sentono di vivere pienamente quel momento, e quindi di essere in un contesto di vita vissuta reale, e che essere portatori di un certo tipo di problematica non deve essere per forza un deterrente, un ostacolo, una difficoltà, ma può, attraverso la condivisione, attraverso un'accoglienza adeguata, possiamo in realtà creare degli altri mondi in cui anche le persone che vivono certe problematiche possono fare la barcolana, ad esempio.